Ho dormito in quella che una volta era un presidio di sicurezza, in una delle villette dove alloggiavano pagando l'affitto i militari americani. Adesso invece di qualcuno che paga l'affitto c'è qualcuno a cui paghiamo l'affitto per 100.000 euro al giorno, che invece di sicurezza porta insicurezza per tutti i paesi del circondario. Non ce l'ho né con questi 3.300 né con i volontari che gestiscono il posto, ce l'ho con una politica che sta dando vita al più grande centro commerciale di carne umana di tutta Europa. Migliori auguri e do tutto il sostegno mio e di milioni di persone al PM di Catania, procuratore Zuccaro, che domani verrà audito e mi auguro non processato dal CSM, e spero che possa andare fino in fondo nella sua operazione di verità, di pulizia e di giustizia, e che non ci sia qualcuno che si permette di bloccare indagini così delicate e così importanti. Gentiloni tace e per me è complice. Se Gentiloni tace sui dossier dei servizi segreti, sul business dello scafismo di Stato, è complice. Ne parla anche il procuratore Zuccaro. È un'immigrazione che tende a scardinare economicamente il sistema italiano ed europeo. Non c'entrano guerre, diritti umani, disperazione, è semplicemente un'operazione economica e commerciale finanziata da gente come Soros. Per quanto mi riguarda, metterei fuori legge tutte le istituzioni e le associazioni finanziate anche per un solo euro da gente come Soros.